Questo che vedete alle mie spalle è il Duomo di Terni. È qui che nell'estate del 2020 si sono svolti i funerali di Flavio Gianluca. Due adolescenti ternani, due ragazzini, poco più, stroncati da un devastante mix di alcol e metadone che avevano assunto durante il giorno. Nasce così l'idea di realizzare questo docufilm, Il bisogno di vivere, per avere un mezzo, per cercare di investigare su questo misterioso cortocircuito comunicativo. A questo scopo intervisteremo un gruppo di adolescenti ternani e porremo poi le stesse domande ad un gruppo eterogeneo di adulti ternani per cercare di capire una volta per tutte come sia possibile che una realtà così terribile come quella della diffusione della droga tra i nostri giovani e giovanissimi venga interpretata in maniera così differente a seconda degli occhi che la guardano. Perché questa, fondamentalmente, è una battaglia che non possiamo in alcun modo permetterci di perdere.